Ciao ragazzi, eccoci qua dalla fumetteria Baggi Store con un nuovo video dove vi faccio vedere gli arrivi della settimana. Lo so, oggi è sabato, in effetti è un po' tardi per parlare delle novità della settimana, però questa settimana ci sono stati un po' di ritardi sulle consegne, quindi vi faccio vedere in un unico video le uscite della DC Comics, della Marvel, della manga, sia Panini che J-Pop. Partiamo subito, non voglio farvi perdere altro tempo, è arrivato il volumone che raccoglie le storie di... il secondo volume che raccoglie le storie delle avventure di Superman, La casata di Ellie, incentrata sulla storia della famiglia di Superman, quindi non solo del padre ma anche del figlio. Poi invece per gli spillati, sempre della DC Comics, è arrivato un nuovo numero di Batman con una saga che inizia da questo numero, quindi se qualcuno di voi è interessato, vuole leggere una nuova storia di Batman, può anche cominciare da questo numero perché qui inizia una nuova saga. È uscita anche la raccolta, il secondo volume sempre la raccolta, della storia di Lucifer. Qualcuno di voi ha visto il telefilm su Netflix, forse non lo sa, ma è tratto da un fumetto. Questo è il volume 2, anzi il volume... sì, il volume 2 della raccolta. Ovviamente, se possibile, se vi interessa, possiamo sempre recuperare anche il volume 1. Della serie Marvel, invece, è uscito il secondo volume della serie di Punisher, il secondo spillato di Punisher. Se qualcuno non l'ha visto, comunque non lo sa, Punisher è ripartito da capo col numero 1 con un nuovo status. In particolare adesso, senza farvi grossi spoiler, vi posso già dire che lui non agisce più da solo, ma addirittura è diventato il leader della mano, cioè la serie di setta di assassini ninja che avete visto in Daredevil. È un volume nuovo e interessante, comunque lo potete leggere dal numero 1 e il numero 2 che trovate già in fumetteria. È uscito anche il nuovo numero della serie di Spider-Man, una saga che è continuata un po' di numeri e che qua finalmente arriva un colpo di scena. Poi passiamo ai manga della Planet Manga, è arrivato ovviamente uno dei fumetti più attesi, il Fullmetal Alchemist, è arrivato al numero 13, siamo quasi in fase di arrivo, infatti sono 18 volumi, è arrivato al numero 13, è arrivato anche l'attesissimo Boruto, il nuovo numero di Boruto, è il numero 16. Poi passiamo alla J-Pop, per la J-Pop è uscito il nuovo numero di Aime Hero, uno dei manga comunque più particolari che trovate in pubblicazione in questo periodo, su una sorta di apocalisse zombie molto originale. È un seinen, ovviamente non è uno shonen, ma se amate fumetti particolari o volete leggere qualcosa un po' fuori dagli schemi, io ve lo consiglio. È arrivato anche il nuovo numero di Numeri al Nord-Ovest, un fumetto sul viaggio. Il protagonista è un investigatore privato che sta compiendo un viaggio dal Giappone fino alle parti estreme a Nord Europa. E poi ovviamente il titolo più atteso di tutti è il Tokyo Revenger numero 17 che trovate. La storia si sta facendo sempre più intricata, molto interessante e piena di colpi di scena. Io onestamente sto facendo quasi fatica a seguire tutti i personaggi e tutti i nomi, però devo dire la verità, è comunque un fumetto scritto bene in maniera molto originale, che non è poco. E ovviamente c'è un grande assente di questa settimana, stiamo parlando di Evangelion, la nuova edizione di Evangelion, che doveva arrivare questa settimana ma purtroppo è stato spostato a metà settimana e quindi non è arrivato nella consegna di oggi. Ma arriverà sicuramente inizio settimana, se non l'avete prenotato, prenotatelo. E con questo è tutto per questo video, vi saluto, vi do appuntamento al prossimo video. Mi raccomando, seguitemi qua sul canale, su Instagram e su Facebook, scrivetemi se avete qualche consiglio o qualcosa di cui volete sentire. E vi do appuntamento al prossimo video. Ciao ciao!